corso di laurea magistrale in archeologia e storia dell'arte si svolge a Matera, presso il campus di Via Lanera. È un corso internazionale unico in Italia, in partenariato con l'École pratique des hautes études Paris Sciences Lettres di Parigi, che consente l'ottenimento del doppio titolo italiano e francese. Ha il principale obiettivo di formare specialisti, l'archeologo e lo storico dell'arte, per l'individuazione, conoscenza, ricerca, tutela, valorizzazione, gestione, educazione e comunicazione inerente ai beni archeologici e storico-artistici, nella loro più ampia valenza di bene di interesse, contesto e paesaggio culturale. Al corso si accede tramite un colloquio per verificare la preparazione del laureato a livello generale e in una o più lingue, inglese, francese e italiana. Gli studenti devono svolgere parte del loro percorso formativo presso una delle università partner. Il corso è organizzato in lezioni frontali, laboratori di diagnostica applicata al patrimonio archeologico e storico-artistico e di archeologia, seminari, attività di stage e di scavo archeologico, tirocini presso musei e in convenzione con il Museo Nazionale di Matera e la Scuola di Alta Formazione e Studio dell'Istituto di Conservazione e Restauro, seminari presso l'Institut National d'Histoire de l'Art, l'École Normale Supérieure, l'École du Louvre a Parigi. Il corso è indirizzato a persone motivate e curiose con capacità critiche e attitudini a lavorare in équipe, interessate a conoscere e comprendere le radici del passato e il valore del patrimonio culturale. I nostri laureati sono molto richiesti nell'ambito della ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico presso enti di ricerca, enti locali e istituzioni specifiche, quali sovrintendenze, musei, biblioteche, nonché presso aziende e organizzazioni professionali operanti nel settore della ricerca archeologica sul campo della tutela, della conservazione, della fruizione e della didattica dei beni culturali. Questa laurea è il requisito per l'accesso alla scuola di specializzazione in beni archeologici e alla scuola di specializzazione in beni storico-artistici. Apre l'accesso ai concorsi abilitanti e all'insegnamento nelle scuole, storia dell'arte. Il laureato può accedere alla candidatura per il dottorato di ricerca. La testimonianza di una delle tante laureate ricorda: «Se tornassi indietro, per tutte le possibilità che mi ha dato, non avrei dubbi a intraprendere il nuovo percorso di studi in archeologia e storia dell'arte ASA». In partenariato con l'École pratique des hautes études Paris Sciences Lettres di Parigi.